Ai ponti, l'assalto alla caserma. Moreno continua a raccontare. Mio padre era stato un partigiano della 23esima e anche lui, come altri, erano bruciati, ovvero erano stati licenziati dalla milizia e stavano andando nei boschi di Berignone per unirsi alle bande partigiane. E in cinque avevano contattato un certo Bigazzi, detto Boccale, che era un milite della milizia. E la caserma era proprio lì, dove ora c'è la piazza, davanti alla Spalletta. Boccale disse a quei partigiani che gli avrebbero fornito materiale bellico, fucili, mitra e tutto quanto. Gazzara e Emilio, che era il capo della banda e del gruppetto che dovevano fare il corpo, li rassicurò, dicendo che il Bigazzi era una persona affidabile, però con un po' di timore, d'altronde erano ragazzi di 21 anni. Insomma, si misero lì, sulla Spalletta, dove ci sono ora gli alberi, e si misero accucciati in attesa che dalla parte della caserma gli arrivasse il segnale che era pronto per dargli le armi. Uno di quei ragazzi si avvicinò alla caserma perché vide il segnale, ma Boccale, invece di dargli il mitra, cominciò a tirarlo e a trattenerlo, e nel mentre videro dalle finestre apparire i militi, ci fu un inferno di fuoco, bomba a mano, mitragliate. Riuscirono tutti a buttarsi giù dalla Spalletta. Uno rimase ferito per le schegge delle bombe. Mio padre e gli altri se lo caricarono sulle spalle e lo portarono a Borgo San Giusto, nella casa dei miei nonni, dove il giorno dopo arrivò uno studente di Pisa che riuscì a curarlo e a salvarlo. Un altro fu ferito gravemente. Una bomba li portò via di netto il braccio e trasportò all'ospedale. E ancora, Moreno? Gli atti d'eroismo furono fatti con una certa dose di incoscienza della gioventù, perché volevano partecipare, non erano programmati e calcolati. Anzi, se li avessero presi, li avrebbero ammazzati tutti.